Zitti! Zitti! Chi se ne frega del Botox, questo si merita una bella testè. Raghi, eccoci qua, benvenuti in questo nuovissimo video spacchettamento delle uova di Pasqua 2024. Ed oggi, ragazzi, ragazze e ragazzo, il mio spacchettamento preferito, le mie uova di Pasqua preferite. E a quanto so, mi ha detto un uccellino, e che uccellino, che è anche uno dei vostri prefe e che stavate aspettando tantissimo. Siamo qui riuniti per aprire tutte le uova di Pasqua Bauli grandi firme. Perché vi ho detto tutte? Perché ovviamente ogni anno fanno tre dimensioni diverse e io, con non poca difficoltà, sono riuscito a prenderle tutte anche grazie all'aiuto di Mark, ma vi dirò tutto. Quindi abbiamo le due uova grandi firme per lei e per lui, che sono queste due da 500 grammi, che sono quelle più grandi in assoluto. Poi abbiamo anche quelle medie, che sono queste qua, sempre per lei e per lui, e queste sono di 365 grammi. E poi, per ultime, ma le andremo a aprire per prime, abbiamo per lei, abbiamo per lui, quelle piccole da 280 grammi. Quindi possiamo iniziare subito ed andare a vedere tutte le sorprese che ci troviamo. Allora, c'è da fare un attimo una cosa. Queste vanno messe qua sotto, che sono quelle grandi. Queste vanno messe qua sotto, che le apriremo dopo. E eccoci qua. Queste sono le prime uova di Pasqua che andiamo ad aprire. Come vi ho già detto, innanzitutto lasciate un like a questo video, perché voglio raggiungere 800 miliardi di like, perché me lo merito, se lo merita anche Mark e ve lo meritate anche voi, perché queste uova sono bellissime, si spera di non ricevere cacate. Fatto sta che le prime che andiamo ad aprire sono quelle piccole, 280 grammi, cioccolato fondente finissimo il primo, anche questo fondente perfetto, e le ho pagate, raga, 19,98 euro. Ora, voi direte... Ok, sono comunque Bauli grandi firme e tutto quanto, ci sta. E ci sta, però com'è possibile che queste piccole io le abbia pagate 19,98 euro uguali a quelle super mega grosse? Perché poi vedrete, anche quelle da mezzo chilo le ho pagate 19,98 euro. C'è qualcosa che non va, ma le ho prese in due supermercati differenti. Comunque, in quello per lei, che è qua, ci possiamo trovare mandarina duck, Silvia Hitch, morellato o pollini. A differenza dell'anno scorso, vi ricordate che l'anno scorso c'era la carta doppia che potevamo alzarla per vedere propriamente cosa potevamo trovare? Quest'anno non c'è, meglio così... Non ci rimango male, nel senso, dovessi trovare qualcosa di bellino e come l'anno scorso poi andavo ad alzare per vedere che cosa potevo trovarci, non mi piaceva. Mentre per lui possiamo trovare tucano, roncato e pollini. Inizierei da per lui perché appunto abbiamo tre possibilità. Quindi ci siamo, ragazzi, finalmente apriamo il tutto. Che belesi, che belesi. C'è anche il fogliettino. Volevo dire il questo, insomma, e inauguriamo le uova di Pasqua Bauli grandi firme con questo bellissimo uovo cioccolato fondente. Che buono, che è il mio preferito tra le altre cose. Andiamolo ad aprire subito, ma che dico subito, subitissimo. Ah, oddio, super, adoro. Che cosa abbiamo? Abbiamo trovato pollini. E che cos'è? Abbiamo anche un codice qua. Hai trovato l'esclusivo portachiavi. Oh no, ancora un altro portachiavi. Troviamo sempre portachiavi nei maschi, ma com'è possibile? Però dai, carino. Eccolo qua, praticamente, il portachiavi è così. Qua c'è una taschetta piccolina per metterci, non lo so, due soldi, due gioie. Peccato che è piegato, è in pelle, dovrebbe essere, però dai, carino, nero, bellino, ci sta, come primo regalo ci sta. E, raghi, assaggiamo il nostro cioccolato, solo che non lo voglio rompere ormai, guardate, è perfetto. Ok, quanto è buono.
il cioccolato Bauli, ma direi adesso di metterlo da parte perché adesso è arrivato il momento del grandi firme, 280 grammi per lei, sempre piccolino. Andiamolo ad aprire subito, subito. Denuncio tutti, dai carabinieri, subito. Eccoci qua. Eccolo. Anche questo. Ah, questo è già aperto. Ok. Cosa c'è qua? C'è qualcosa di grosso? No, ancora! Ma non ne posso più. Abbiamo trovato un altro Pollini, però questa volta è un borsello. Bellino, raga, quanta plastica, come sempre, milioni di plastiche. Ah, oh, bellino, bellino. Eccolo qua, raga, è super bello questo, mi piace, bellino. Dai, ci sta benissimo, bello, bello, bello. Come primi due regali, anche se abbiamo trovato la stessa marca, per lui ricordo portachiavi. Per lei, ricordo, portamonete, bellino, super, super. Sì, mi è piaciuto questa cosa. Buono, mamma mia. Basta, amore. Perché? Come ben sapete, adesso abbiamo i medi. I medi sono questi, sempre per lui, sempre per lei, e per medio intendo 365 grammi, raga. Allora, vi ricordate che io quelli piccoli e quelli giganti che vedremo dopo vi ho detto di averli pagati 19,98 euro? Bene, questi medi non sono riuscito a trovarli da nessuna parte, quindi li ho fatti comprare da Mark, che lui. Mentre era a fare la spesa, li ha trovati, mi ha mandato la foto e gli ho detto vai subito e prendili. Li ha pagati meno, li ha pagati 16 euro questi due. E ci sta che costino meno di quello grosso, ma come mai costano meno anche di quelli piccoli? Può darsi che i supermercati sono liberi di fare il prezzo che vogliono. Fatto sta che questo 16 euro l'uno. E è anche quello più atteso da tutti voi, perché soprattutto in quello per lei c'è una grandissima novità. Infatti ci possiamo trovare qualcosa della Thun, e più precisamente un orsetto. Allora, non vi nego che anche io vorrei trovare l'orsetto, perché poi abbiamo le Curtain Set, Comete, Gioielli, Mandarina Duck, Morellato, Prima Classe. Ok, che sono i classici di sempre. La novità è Thun, ma io vorrei trovare Thun semplicemente perché io non so, il mio babbo si è fissato ultimamente con le cose Thun. Casa nostra in Toscana è piena di robe Thun e non riesco a capire come mai a una certa età le persone iniziano ad amare questo brand. E quindi vorrei trovare quell'orsetto per portarglielo come dono. Allora, ci sono su Ticket & Tocket varie cose per trovare l'orsetto Thun. Innanzitutto il peso. Deve pesare tipo 515-520 grammi in totale, ma mi dicono anche che basta far così e se vedi che la sorpresa fa rumore, che fa proprio un rumore tipo sasso, allora molto probabilmente ci sarà. Io gliel'ho fatto pesare, io gli ho fatto fare così. E effettivamente qualcosa c'è, ok? Solo che il peso, questo uovo costa, pesa 509 grammi, quindi non 512, 515, 520. Quindi non lo so, molto probabilmente non lo troveremo, ma se non lo troveremo manderò all'avanscoperta Mark per andarne a prendere altri, ok? Mentre in quello dei maschi c'è Prima Classe, Pollini, Sector, Parker e Guttenbridge e Roncato. Se troviamo un altro Pollini, mi incavolo. Iniziamo. Quindi da quello per lui. Apriamolo subito, subito. Ah, questo cos'è? Cioccolato al latte. Ok, a differenza dell'altro, quindi ci sta. Quello bianco non sono riuscita a trovarlo. Anche quest'anno zero. Magari quando tornerò in Toscana, forse lo troverò. Ma eccolo qua, ragazzi.
L'uovo è molto più grande rispetto all'altro e veramente qui vi potete domandare: ma che ci fai tutto sto cioccolato? Non vi preoccupate. Apriamolo. Questo era per lui? Sì, meno male. Leggerino. Cos'è una bandana? Che cosa è questa? Ah, di Guttenbridge abbiamo trovato... Che è? Un fazzoletto? Ah, un coso. Oioi, come si chiama? E questo qua, un fazzolettino tipo, fatto così. È una pochette, c'è scritto quello da taschino. Ci sta, però avrei preferito altro. Vabbè, vabbè. Ok, andiamo ad assaggiare. L'uovo, che buono! Mamma mia! Come fa questo così buono? Lo amo, ma... ci dobbiamo muovere. Perché è questo quello che stavamo aspettando tutti. Incrociamo le dita per trovare la tun per il mio babbo, vi ricordo. E apriamo il grande film e balli per lei. 375 grammi, quindi quello medio. Ah, vedete, mi manca granella di nocciola e bianco, introvabili, non so come mai. Vabbè, apriamo tutto. Bawi, allora, io vi faccio video, vi faccio complimenti da anni. Non mi avete mai inviato niente, ecco, è rotto. Ecco perché faceva rumore, non perché c'era dentro l'orso, ma perché era rotto. Zitti! 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 State zitti! Oddio, sto trovando! Non ci credo! L'ho trovato! Tun! Eccolo carino, bellino! Sì! Eccolo qua! Ragazzi! Oh mamma, carino! Poi non capisco perché c'è il buco qui, proprio nel diretano, però... Mamma, cos'è Steven? Finalmente una gioia, che bello! Sì, sì raga, sì! Abbiamo il nostro orsettino della Tun da portare a babbo, proprio perché gli piace. Che bello! Mamma mia! Sono emozionated! Oh mamma, sì! Grazie Marco! Grazie! Che non devo ricomprarne 800! Troppo felice! Troppo, very, very, very. Quindi, raga, adesso posso trovare quello che volete, perché quello che volevo ce l'ho fatta. Sono arrivati gli ultimi, quelli enormous. 500 grammi di cioccolato di qua e cioccolato di qua, sempre 500 grammi. Sono tutte e due al latte, sì, ok. E anche questi li ho pagati 19,98 euro come quelli piccoli, non so perché. Ripeto. In quello per lui possiamo trovare o pollini o prima classe Alviero Martini, mentre in quello per lei possiamo trovare Alviero Martini prima classe o morellato. Allora, sarebbe bellino trovare di qua Alviero e di qua morellato, dato che pollini l'abbiamo già trovato. Dai, oggi me la sento, oggi siamo fortunelli. Iniziamo, raga, da quello per lui, come sempre. Mamma, cioccolato al latte, ricordo. Oi oi. Ormai sono felice, raga. Guardiamo se varrà la spesa, eh? E se saremo soddisfatti. Mamma. Oh mamma. Questo è enorme, raga. Solo questo. Mamma. Ma siamo pazzi. E io ho la testa grossa, eh. Oh mamma, come lo apriamo? Chi se ne frega del Botox? Questo si merita una bella testa. Ah! Oh, grande. No. No. Abbiamo trovato un'altra cosa di pollini. Raga.
come nelle altre uova, e questa volta ho trovato un esclusivo beauty però, eh. Guardiamo un po'. Vi ricordo che questo era per lui. Ah, dai, carino. Ci sta. È in poliestere? Sì, 100% made in China, lo sapevo. Ok, è fatto tipo così, c'ha la sua cernierina, poi si apre molto molto spazioso, diventa enorme. È bellino che è nero, carino, con la P di pollini. L'unica cosa è che ora c'ho 500 milioni di beauty, ok? E vabbè, lo regalerò a Mark se gli serve. Però, carino, utile, ma avrei preferito Alviero. Vabbè, abbiamo ancora però da scartare quello per lei, l'ultimo. Quindi, eccolo qua! Prima classe, un morellato. In questo grande tutti vogliono il morellato perché dicono che è un ciondolo molto molto carino. Vediamo, speriamo, ma a questo punto anche Alviero mi andrebbe bene, raga. Quindi, apriamo il nostro uovo, ultimo uovo di Pasqua Bauli Grandi Firme. Poi, vi ricordo, se troverò quello cioccolato bianco, aprirò anche quello, eh. Oh mamma, ma vedete perché non devo tirare le botte? Vabbè. Eccoci qua, il nostro ultimo uovo di Pasqua. Ora, siccome la nostra fronte è no, ma perché è rotto anche questo, raga? Bisogna comprare sempre quelli rotti. Abbiamo trovato il Morellet morellato con la sua bustina. Quindi sono contento. Guardiamo, speriamo che sia carino come dicono, perché se no. Bellina la bustina. Allora, la bustina è fatta così, super carina, in vellutino, bellina, ma andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ok? Cosa c'è dentro? Aspettate che... Cos'è questa carta? Amorellato Group. Che cosa abbiamo trovato noi? Abbiamo trovato... Ah, una collana. Ah, una collanina! Eccola qua! Allora, questo è il brillocco e il dietro è ovviamente in metallo così. La catenina è super carina però, raga. Vi posso dire? Bellino, un punto luce. Oh, che peccato! Vabbè, ve lo dirò poi. Però che cos'è? Che materiale è? Questo gioiello non è un giocattolo, destinato ad adulti di età pari o superiore a 14 anni. Mi devi dire di cosa è fatto? Mi devi dire di cosa è fatto? Garanzia. Disegnato in Italia, è argento. Ok. Argento, acciaio. Boh. Vabbè, fatemi sapere voi se sapete di cosa, che brillozzo è questo. Sarà uno svaroschino, no? Sarà uno zircone, sicuro. Però super super belli, raga. Wowone! Allora, dai, sono abbastanza soddisfatto. Ci sta tutto. Ora, come al solito, dobbiamo togliere tutto. E prendiamo, guardiamo di rompilo subito, tutti i regali che abbiamo ricevuto. Sono questi, questi, questi. Ok, pollini Vala per la maggiore, devo dire. Uovo di Pasqua Bauli Grandi Firme, piccolo per lui. Abbiamo questo portachiavi in pelle con una tasca, mentre per lei questo bellissimo portamonete. Mi piace molto. Ok, ci sta. Però lo sai che non penso sia pelle. Non lo so. Ok, andiamo nel mezzo. Per lui abbiamo trovato la pochette da taschino, così di Gutenbridge. Gutenbridge. Ok.
che non uso molto, mentre per lei, eccolo qua, l'orzetto della thun che volevo, quindi siamo stati fortunellissimi. Bauli grandi firme, enorme, per lui abbiamo trovato un beauty, ok, da viaggio, abbastanza anche grosso e super morbido, quindi c'entra tanta tanta roba, mentre per lei abbiamo trovato un gioiello morellato che è appunto, come vi ho già fatto vedere, ecco, ora rompila subito, la collana, questa qua, appunto luce con il brillozzo. Che dire, follettini e follettine, anzi baulini e bauline. Il mio preferito ovviamente è questo, quindi Thun numero uno, ma semplicemente perché lo volevo per regalarlo al mio babbo, dato che gli piace, e quindi il mio prefe è questo. Alla numero 2 io ci metto la collana Brillozzo di Morellato. Numero 3, Pollini, il porta monete. Poi numero 4 ci mettiamo la pochette. Numero 5, che non è una pochette, il beauty. Numero 5, il portachiavi. Numero 6, quindi ultimo, la pochette da taschino, ma semplicemente perché non la uso. Adesso è il vostro turno. Fatemi sapere qua sotto tramite commento se finalmente anche voi non aspettavate altro che io aprissi le uova di Pasqua Bauli grandi firme, se li avete comprati, se li avete già aperti e cosa ci avete trovato. E soprattutto se avete trovato quello che volevate. E fatemi sapere se avete trovato qualcosa di prima classe, che cosa c'era all'interno, perché io sono anni che apro le uova di Pasqua Bauli, ma non trovo mai niente di Aldiero Martini e quindi probabilmente potrebbe essere il più raro. I don't know. Per oggi è tutto, però io sono super soddisfatto. Fatemi sapere tutto quello che volete, ripeto, mettete mi piace a questo video se lo aspettavate, se vi è piaciuto e se vi ha intrattenuto. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi neanche un mio prossimo video. Ci vediamo domani. Ciao!